Caro visitatore della Valle di Susa, benvenuto tra di noi. È il momento di un tuffo nel passato remoto, nei ritrovamenti archeologici che punteggiano la valle a testimonianza di quanto il territorio da sempre sia un asse di transito e scambio. Le Alpi nell'antichità e nel Medioevo sono state vissute sì come confine, ma mai come limite. Le terre valsusine erano luoghi di transito e di commistione attraverso le due porte naturali che le collegano con l'Europa, il Mucinisio e il Mucinevro. Fin dalla preistoria il bacino del fiume Dora Riparia è stato un importante asse di transito, favorendo nell'età del rame la transumanza e in quella del bronzo i rapporti commerciali con le aree transalpine del Rodano e del Reno. Nell'età del ferro, la Valle di Susa era abitata dalle popolazioni celtiche dei Taurini e dei Salassi, usi a contatti più con il mondo alpino e transalpino che con la pianura, come testimoniano alcune incisioni rupestri. Poco più a valle del Rocciamelone ci imbattiamo nel misterioso Maometto. Ancora, alla Maddalena di Chiomonte e all'Orrido di Chianocco, scopriamo i rifugi in pietra detti balme, tutti esempi di tracce lasciate dai Celti intorno all'anno 100 a.C. Verso il 13 a.C. le tribù locali sono inserite nel sistema politico-amministrativo romano. Contrattato tra l'imperatore Augusto e il re Cozio, l'antica Segusio, attuale Susa, divenne il simbolo monumentale della coabitazione con Roma. L'Arco di Augusto fu eretto per celebrare l'accordo. Di quest'epoca abbiamo numerose testimonianze. In particolare, nel fondovalle, sono state riportate alla luce due ville romane, la più rustica di casellette che possiamo rivivere in questa ricostruzione e la ben più ampia villa residenziale di Almese. Con il Medioevo, le popolazioni locali si confrontano via via con Goti, Bizantini e infine Franchi e Longobardi, che proprio nell'area tra il Monte Pircheriano e il Monte Caprasio eressero le chiuse, vere e proprie fortificazioni difensive. La Valle di Susa diventa nuovamente area di confine, segnata dal passaggio, dallo scontro, ma anche dallo stanziamento di popoli diversi, si arricchisce di fortificazioni, mura, torri e castelli, destinati a sorvegliare i valichi e le strade. Con la casa delle lapidi di Cesana entriamo nel mistero. Perché 16 lapidi rivolte all'esterno con iscrizioni che suonano come moniti per il passante? Il monastero di Novalesa, retroterra strategico delle chiuse longobarde, diventa il fronte dell'espansione franca al centro di una rete di scambi artistici e architettonici fra i due versanti delle Alpi. Non più monastero di confine, ma monastero di strada e punto di sosta lungo la via Francigena. Il monastero è uno scrigno di segni, dove gli influssi culturali si mescolano nell'architettura, nelle decorazioni scultoree e pittoriche. Caro visitatore, ora sta a te scoprire la Valle di Susa e quanto ti abbiamo raccontato e organizzare i tuoi percorsi sapendo di trovare un luogo da sempre abituato ad accogliere viaggiatori.